Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. C'è una notizia che riguarda il pellegrinaggio di Giorgia Meloni dal guitto Zelensky, perché ormai i due hanno, insomma, suggellato un patto di amore, quasi di amore simbolico, di alleanza strettissima. Di fatto continuano a cinguettare amabilmente e a giurarsi una sorta di alleanza permanente, a tal punto che si dice che Giorgia Meloni potrebbe adesso addirittura di fatto potenziare l'impegno dell'Italia in questa orrenda guerra d'Ucraina. Insomma, colei che si riempiva la bocca della parola patria, della parola sovranità, si sta rivelando allineatissima più che mai all'imperialismo a stelle e strisce e alla, di fatto, a quanto di più distante vi sia dall'interesse della patria, nil novi sub sole. Quello che stupisce è la possibilità di potenziare addirittura l'impegno dell'Italia in questa orrenda guerra, leggiamo su diversi articoli. Tra l'altro Repubblica, che di solito è molto dura contro Giorgia Meloni, quando si tratta di questi temi sembra ormai molto mansueta, perché sono le stesse posizioni ovviamente della sinistra fucsia, quelle che manifesta anche la destra bluette su questi temi, come l'appoggio incondizionato all'Ucraina, e quindi vedremo quali saranno gli ulteriori sviluppi. Intanto segnaliamo che evidentemente la situazione non accenna a migliorare e il guitto Zelensky e Giorgia Meloni sono sempre più vicini. Fratelli di NATO li potremmo anche appellare ironicamente, dato che più che Fratelli d'Italia ormai il partito di Giorgia Meloni sembra davvero essere Fratelli di NATO, tale e tanta è la subalternità ideologica che hanno e che manifestano quotidianamente rispetto all'imperialismo della NATO. Perché tutti sono pazzi per il guitto Zelensky, riprendendo una nota commedia di qualche anno fa, tutti pazzi per il guitto Zelensky, ma è chiaro il perché. Perché il guitto Zelensky è l'uomo di Washington, è l'uomo che risponde agli interessi di Washington, è la marionetta agitata da Washington in funzione antirussa, e quindi non stupisce davvero che il guitto Zelensky in Europa stia facendo il bello e il cattivo tempo e tutti si genuflettano a lui, tutti vadano in pellegrinaggio a Kiev a sentire cosa da dire, a prendere ordini, perché in realtà obbedendo al guitto obbediscono a Washington. Questa è la chiave per comprendere la questione, ecco perché Giorgia Meloni è così, è la stessa ossequiosa rispetto al guitto. Ricorderete l'abbraccio indimenticabile, ricorderete i sorrisi, ricorderete i cinguettii su Twitter. Tutto questo si spiega né più né meno che in questa luce, piena subalternità all'impero a stelle e strisce, di cui il guitto Zelensky è semplicemente la marionetta, l'attore NATO con la N maiuscola.